Avrebbe dovuto essere un esperimento, ma visto il grande successo Guess My Age Indovina l'età è diventata una trasmissione di punta di TV8. Tant'è che è stata rinnovata per la terza stagione, in onda da lunedì al venerdì alle 20. E ogni sera incolla davanti al video le famiglie italiane che si divertono a mettere alla prova il loro fiuto anagrafico. Ad accompagnarci nelle varie fasi del game show ritroviamo il divertente Enrico Papi. Una la regola del programma, indovinare l'età di 7 sconosciuti. Il concorrente dovrà difendere il montepremi di 100.000 euro, e nelle prime puntate potrà avvalersi dell'aiuto di un partner celebre per cercare di indovinare l'anno di nascita di 7 persone ignote. Per indovinare l'età sconosciuta, i partecipanti ad Guess My Age 2019 avranno 6 indizi a disposizione in altrettante manche: la canzone, il VIP, il ricordo, la cronaca, lo spettacolo, lo zoom e il ricordo. La canzone è un brano musicale pubblicato nell'anno di nascita dello sconosciuto, il VIP è un personaggio famoso che ha la sua stessa età. Il ricordo è un aneddoto che riguarda lo sconosciuto. Nella manche finale di ogni puntata novità di questa edizione l'indizio si trasformerà in fotoricordo. Uno scatto d'epoca aiuterà a contestualizzare il ricordo e a creare curiosità intorno allo sconosciuto. La cronaca è un fatto di attualità che ha segnato l'anno di nascita. Lo spettacolo è un evento del mondo dell'intrattenimento di quell'anno. Lo zoom, infine, dà la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino. Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età dello sconosciuto fa assottigliare il premio in palio. Durante la puntata di martedì 1 ottobre del game show Guess My Age c'è stato un ospite molto particolare. Jacopo Papi, il figlio minore del conduttore, ha fatto il suo ingresso in studio e ha partecipato alla trasmissione condotta dal papà. Jacopo, dice alle concorrenti che guarda Guess My Age da quando aveva 9 anni perché suo padre lavora lì. Enrico Papi fa finta di non capire e ride sotto i baffi. Le concorrenti decidono di dare 12 anni al bambino e in effetti ci sono andate vicinissime, perché il figlio di Enrico Papi ha 11 anni. A questo punto Enrico si avvicina al bambino e gli chiede informazioni sul padre. Jacopo ride e risponde: "Ma mio papà sei tu". Enrico abbraccia suo figlio e fa notare alle concorrenti che il bimbo è vestito come lui, ha la mia stessa maglia e i miei stessi capelli, questo doveva aiutarvi. Indizi molto chiari ma che non hanno aiutato il pubblico in studio che, probabilmente, non si era accorto di nulla. Enrico Papi è sposato con Raffaella Schifino. I due sono convolati a nozze nel 1998. Insieme hanno avuto 2 figli, Rebecca, nata nel 2000, e Jacopo, nato nel 2008.